Una cosa che mi è piaciuta tanto oggi in questa finale, che è corsa molto veloce, quindi è stato difficile vedere anche diciamo il disegno tattico che c'era dietro. Però mi è piaciuta tantissimo la gestione della Orro, che rispecchia il, secondo me, la filosofia che è stata data a questa squadra in questo periodo particolare dell'anno, e cioè veramente una equidistribuzione delle nostre attaccanti e non una esasperazione verso una giocatrice monumentale e meravigliosa che abbiamo, che è Paola Gonu, che ha sicuramente chiuso anche dei punti importanti, ma come dicevamo prima, Bosetti, Far, Silla. Sono d'accordo. Guarda, aggiungo una cosa, guarda, io credo che Fabio abbia detto bene quando nel commento precedente diceva attenzione, magari i titoli domani, va bene Velasco, va bene Egonu, però quello che abbiamo visto a Parigi in queste due settimane è il frutto di un grande lavoro di gruppo. Io magari aggiungerei, insieme a quello che ha detto adesso Jack, per me l'emblema, l'immagine della gestione di Velasco a queste Olimpiadi è la gestione Egonu Antropova. Cioè, perfetta. Si vede proprio che Paola è tornata serena, Kate, che è una ragazza intelligentissima, sorridente, sempre entrata con la faccia giusta, entrava, usciva senza problemi. Anche oggi è entrava stata recidiva, determinante. Nelle dichiarazioni Giulio Velasco ha sempre lasciato intendere che la titolare era e doveva essere Paola Egonu, ma può succedere, Paola, che tu esci ogni tanto perché entra Kate, e Kate senza problemi entrava, usciva. Per me l'immagine di questa Olimpiade, di questo gruppo straordinario, è anche la gestione delle nostre due opposte, che l'anno scorso invece diede vita a tanto nervosismo e tante chiacchiere.